Buonasera a tutti, bentrovati. Questo è un questionario semplice, vero o falso, sul radar. Per costringere i ragazzi a dare comunque una risposta, ho scritto risposta esatta 0,4 punti, risposta sbagliata 0 punti, risposta mancante meno 0,4 punti. Quindi se uno non mette una risposta, viene valutato in maniera negativa. E sono vero o falso, quindi vicino al numero io metterò una V od una F. La prima domanda, iniziamo subito, si parla del radar generico, i radar civili usati nel mondo civile, quindi aeronautica, civile, marina mercantile e anche meteorologia, quindi banda Lima, banda Sierra e banda X-ray. Da 1 a 1,9 giga la banda Lima, da 2,4 a 4 gigahertz la banda Sierra, da 8 gigahertz a 10 gigahertz la banda X-ray. Andiamo a vedere le domande, iniziamo subito. Sono 25 domande e ai ragazzi lo faccio fare in 25 minuti. L'effetto provocato dalla pioggia sulle onde elettromagnetiche del radar è sempre considerato un disturbo. Qui devo scrivere falso perché se noi parliamo genericamente di radar, sappiamo benissimo che i radar meteo utilizzano proprio il fenomeno del clutter. Per funzionare, quindi non per tutti è considerato un disturbo, quindi qua bisogna scrivere falso 1F. Il clutter di costa dei radar navali si riduce passando dalla configurazione short pulse alla configurazione long pulse. In realtà è il contrario. Normalmente il radar funziona in long pulse. Siccome vedo una costa, soprattutto una spiaggia, se siamo in presenza di una spiaggia molto grande che mi dà fastidio perché risulta come se fosse un bersaglio, io vado in considerazione short pulse, dimezzo la durata dell'impulso e quindi la costa diventa molto più sottile e dà meno fastidio. Quindi qua anche questo 2 falso. Ecco qua. Un bersaglio del quale riceviamo un eco dopo 24,6 microsecondi è distante circa 3,81 nautical mile. Qui dobbiamo usare la calcolatrice. Sappiamo benissimo che un microsecondo, facendo la formula della distanza, corrisponde a 150 metri, cioè viene percorso dalle onde elettromagnetiche in 150 metri. Quindi se faccio 24,6 per 150 metri, viene 3690, questi sono metri, quindi dobbiamo fare diviso 1852 e otteniamo quindi 1,99 99 nautical mile, quindi questi sono più o meno 2 miglia. Rifaccio il calcolo per farvelo capire di nuovo. Calcolatrice, guardate bene, devo fare il numero di microsecondi 24,6 per 150 metri, perché noi sappiamo che un microsecondo su 150 metri, quindi 24,6, trovo il risultato in metri, 3690. Se divido per 1852, trovo, sono circa 2 miglia la distanza di questo bersaglio. Quindi qua se mi dice qui 3,81 nautical mile, è falsa anche questa. Quindi qua dobbiamo scrivere falso. Se la distanza tra il radar e la prua o la poppa è pari a 207 metri, allora l'impulso corto può durare 1,4 microsecondi. Prendiamo di nuovo la calcolatrice, questa volta dobbiamo fare 207 diviso 150 e vediamo che l'impulso dovrebbe durare 1,38 microsecondi, ma se l'impulso dura 1,4 va benissimo. Quindi possiamo scrivere qui vero. Ripeto, qui il problema qual è? Che io ho la mia nave, ho il radar posizionato rispetto alla prua ad una distanza di 207 metri. Se metto un impulso più corto di 1,38 microsecondi, io rischio di tracciare proprio anche la prua. Stiamo parlando della distanza cieca, che viene utilizzata proprio per questo motivo. E allora in realtà 1,4 microsecondi va bene perché è leggermente superiore a questo valore 1,38 microsecondi. Quindi 4 vera. Una nave maggiore di 50 metri può avere due radar, questo è corretto,
Discoperta navale in banda X. Questo è scorretto perché in realtà deve essere uno in banda X, X-ray, e uno in banda S, Sierra. Quindi questa è falsa. Una parte è vera, due radar, ma la parte falsa è che non devono essere entrambi in banda X. Grazie alla lunghezza di questa nave è in grado di sopportare anche il peso del radar, che è più pesante, in banda Sierra. La lunghezza d'onda di un radar di scoperta navale con frequenza pari a 2,5 GHz è pari a 12 centimetri. Allora, andiamo a scrivere qui. La velocità della luce è uguale alla lunghezza d'onda per la frequenza. L'abbiamo visto nelle lezioni, anche quelle online. Se io ho bisogno di trovare la lunghezza d'onda, devo fare la velocità della luce diviso la frequenza. Quindi qua stiamo parlando di 3 per 10 alla 8 metri al secondo diviso, qui siamo 2,5 per 10 alla nona Hz, gigahertz ricordiamo che è un miliardo. Qui si riduce a, qui ovviamente Hz significa 1 fratto secondo, via col secondo, quindi il risultato in metri si riduce a 3, 3,8 se ne va tutto, qui diventa, rimane solamente no, 10, 2,5 per 10 fa 25, 3 diviso 25. Se con la calcolatrice facciamo, guardate, 3 diviso 25, otteniamo 0,12 metri, in realtà sono 12 centimetri. Quindi qua la risposta è vera. Ecco qua. Il fenomeno degli echi multipli viene provocato da due navi molto grandi in linea di fila, una davanti all'altra, con poca distanza tra loro. Stiamo parlando in linea di fila, vuol dire che le due navi si trovano così. Abbiamo visto nel filmato degli echi multipli che questo effetto in realtà si verifica quando due navi molto grandi sono una a fianco all'altra, quindi non in linea di fila, ma la posizione, se viste da sopra, è la presente. Nello stesso tempo d'attesa dell'impulso, tempo di ricezione, riceviamo più volte il nostro stesso impulso radar, sempre dello stesso bersaglio. Quindi il difetto è che sul radar vediamo dei puntini in linea di fila alla stessa distanza che riguardano in realtà solo il primo puntino, solo il bersaglio grande. Quindi qua è falso perché le navi non devono essere in linea di fila, una dietro l'altra, ma devono essere una a fianco all'altra perché si verifichi questo fenomeno. Il fenomeno dei lobi secondari provoca solamente l'allungamento dell'immagine del bersaglio a breve distanza. Abbiamo visto che il fenomeno, in realtà, se io sono un radar, ho i lobi secondari, anche il lobo secondario traccia il bersaglio. Quindi c'è un allungamento del bersaglio di prora e di poppa, fa una specie di curva il bersaglio. È un effetto, ma in realtà quello più pericoloso è sulla salute perché i lobi secondari investono anche il personale di bordo, ma c'è anche l'effetto della perdita di potenza, quindi non è l'unico effetto, quindi non provoca solamente l'allungamento dell'immagine del bersaglio, quindi la 8 è falsa. 9. È possibile accorgersi della presenza di una nave militare molto vicina alla nostra nave mercantile anche senza vederla al radar. Questo è un fenomeno, cioè nel senso quando la nave mercantile usa i mezzi della guerra elettronica per disturbare il mio radar, nello specifico per clonarlo, il mio radar diventa tutto verde completamente perché viene utilizzato in maniera in esercitazioni militari dalla nave militare che sicuramente è vicina a noi perché si scherma sia con la nostra presenza fisica, sia utilizzando il nostro radar facendo finta di essere noi. Quindi quando vediamo il nostro radar e sappiamo dagli avvisi naviganti che ci sono esercitazioni radar, vediamo il nostro radar completamente verde, vuol dire che una nave militare che sicuramente è molto vicina a noi lo sta usando, quindi anche senza vederla al radar noi sappiamo che è lì. Quindi questa è una cosa molto sgradevole, però sapendolo dagli avvisi naviganti dobbiamo essere preparati anche a questo. Jamming vuol dire disturbo elettromagnetico volontario, in questo caso è quello volontario. Quindi qua è vero. La banda Lima non viene utilizzata per la scoperta navale, ma ha altri scopi civili. In realtà questo è vero perché la banda Lima viene utilizzata dagli aeroporti. Ricordiamo che l'antenna, più è bassa la frequenza, più è grossa l'antenna. L'antenna di un radar in banda Lima è grossa quanto mezzo palazzo, quindi li vediamo tranquillamente negli aeroporti i radar in banda Lima e sono anche utilizzati come radar meteo, quindi non sono utilizzati
per la scoperta navale. Sono radar tridimensionali utilizzati per la scoperta aerea da parte degli aeroporti, oppure per l'analisi delle nuvole, dei fronti che stanno arrivando da parte dei radar meteo, sempre in maniera tridimensionale. Maggiore la frequenza del radar e maggiore la grandezza dell'antenna radar. L'abbiamo spiegato appena adesso. In realtà, frequenza del radar e grandezza dell'antenna sono inversamente proporzionali, quindi questa è falsa. Ma avendo risposto bene alla 10, sicuramente si risponde bene anche alla 11. Pensate che il radar in banda X-ray da 8 a 10 GHz, l'antenna è diciamo la struttura antenna del radar è grande anche 30-40 cm, quindi molto piccola, molto poco pesante. L'antenna di una radio privata è omnidirezionale, mentre quella del radar è direttiva. Sì, in effetti il radar trasmette in un lobo ristretto. Quindi posso dire che non sia omnidirezionale, ma giustamente sia direttiva. All'interno del paraboloide dell'antenna del radar, il dipolo emette in tutte le direzioni, poi viene convogliato in un unico lobo. Quindi questa domanda, la risposta è vero. Questa è la prima parte del compito. Adesso metto in pausa, vediamo la seconda parte fra qualche minuto. A dopo. Eccoci alla seconda parte, il radar di scoperta ha il lobo a matita, mentre il radar del tiro ha il lobo a ventaglio. In realtà qui è il contrario, il radar di scoperta deve avere il lobo a ventaglio, quindi deve coprire con tante lamelle, vedete, una vicino all'altra, uno spazio molto simile a quello di un ventaglio, perché deve coprire il più possibile di azimuth, di rilevamento, mentre il radar del tiro, che sembra il paraboloide di un satellitare, ha il lobo a matita perché deve inquadrare un singolo bersaglio, deve praticamente catturare, ovviamente deve aiutare poi a tirare su quel bersaglio con missili o cannoni. In realtà è il lobo a matita, quindi il contrario rispetto a quello che c'è scritto, quindi qua è falso. Il tempo di attesa o tempo di ricezione dell'impulso di un radar è pari a 0,8 millisecondi, scusate. La portata nominale è pari a 64,8 miglia. Come si fa? Dobbiamo calcolare qui D uguale C per delta T diviso 2. C è la velocità della luce, quindi 10, scusate, 3 per 10 alla 8 metri al secondo. Per delta T è quanto è scritto? 0,8 per 10 alla meno 3 secondi, sono millisecondi, diviso 2. Qui 10 alla meno 3 se ne va, quindi diventa 10 alla quinta, e 3 per 10 alla quinta è 300.000, quindi dobbiamo fare 300.000 per 0,8 diviso 2 sono 3 per 8, 24, 240.000 diviso 2 sono 120 mila metri. Questo 3 per 100.000 per 0,8 diviso 2, 120.000 metri, diviso 1852 metri, troviamo, andiamo a vedere, 120.000 diviso 1852 viene uguale a 0,0 64, ho sbagliato, 120.000, 120.000 diviso 1852 viene 64,794 nautical mile. Andiamo a vedere, sì, è giusto, quindi questa è vera. Ok, quindi questo veniva 64,794 94 nautical mile, io ho messo 6,8, quindi va benissimo. Non è possibile stabilire la portata di un radar perché è un parametro dipendente dal bersaglio. È vero, perché dipende dalla superficie equivalente radar. La superficie equivalente radar è quanta percentuale dell'impulso torna indietro una volta che ha colpito il bersaglio, perché una parte potrebbe essere assorbita, una parte potrebbe andare oltre. Quindi non tutto quello che colpisce il bersaglio delle nostre onde elettromagnetiche torna indietro. E questo dipende dalla posizione relativa del bersaglio, dalla grandezza del bersaglio e soprattutto dalla distanza del bersaglio. Quindi i parametri sono esclusivamente del bersaglio. Quindi la portata effettiva di un radar
non è un parametro calcolabile per tutti i bersagli, bisogna fare ovviamente delle distinzioni. Quindi qua la risposta è vera. Le navi molto piccole possono aumentare la loro visibilità al radar grazie a un accorgimento strutturale molto economico. È vero perché l'ho fatto negli anni passati, lo faccio anche molto spesso in classe. Se io prendo dei cartoni di forma rettangolare e ne prendo tanti, e ovviamente faccio una fessura in questa posizione e una fessura nell'altra posizione per il cartone che voglio incastrare sopra, posso fare una specie di cilindro fatto da tanti, visto da sopra viene così, i fogli di cartone li avvolgo nell'alluminio, quindi ho creato un artigianale riflettore radar che va bene per le piccole imbarcazioni a vela, sebbene stretto davanti alla, come si dice, sull'albero a riva. Devo ovviamente legarlo bene e questo riflettore radar molto economico mi aiuta, aumenta la mia superficie qui lente radar. Quindi questa domanda 16 è assolutamente vera. Ecco qua. La portata minima geometrica dipende dalla durata dell'impulso e in realtà qua è falso, siccome è una cosa geometrica, dipende esclusivamente dalla posizione del radar e dalla lunghezza della nave sulla linea di galleggiamento. Quindi questa dipende anche quindi dalla sua immersione. La portata minima geometrica non dipende dalla durata dell'impulso, è la distanza cieca che dipende dalla durata dell'impulso. La portata minima geometrica e distanza cieca devono essere calcolate insieme, quindi devono diciamo, mettersi d'accordo per il posizionamento del radar. Quindi qua è falso. Risposta falsa. Un bersaglio è distante 10,8 nautical mile. La sua eco viene ricevuta dal radar dopo 72 microsecondi. Allora, noi la distanza ce l'abbiamo, quindi la formula non è questa, D uguale C per delta T diviso 2. Noi adesso dobbiamo controllare che il delta T sia 72 microsecondi. Quindi dobbiamo fare delta T uguale a 2D, perché il 2 passa da quest'altra parte, 2D fratto C. Quindi qua dobbiamo prima trasformare 10,8 nautical mile in metri, quindi dobbiamo scrivere, guardate, attenzione, 10,8, 10,8 per 1852 uguale. Quindi sono circa 20.000 metri diviso, qui dobbiamo scrivere diviso 300, sono metri, quindi 300 milioni di metri. Sono 300.000 km, quindi 300 milioni di metri. E andando a leggere, qui sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, scusate, 66,6 microsecondi, quindi guardate 1, 2, 3 sarebbero millisecondi, questo sarebbero millisecondi, 1, 2, 3 sarebbero microsecondi, 66,6 microsecondi, 72 microsecondi, quindi la risposta è sbagliata, quindi qua dobbiamo scrivere falso. Ok, la propagazione substandard può verificarsi anche nel Tirreno in giornate invernali molto fredde. In realtà la propagazione substandard si ha per temperature freddissime presenti nel mare del Nord, mari artici o mare antartico, e si verifica sì per giornate invernali molto fredde con moto ondoso molto elevato, quindi nel Mediterraneo è rarissimo. Non è una, no, questa risposta è falsa. Nel Tirreno, in giornate invernali molto fredde, di solito si mantiene sulla propagazione standard. L'abbiamo visto con i ragazzi, la propagazione. Ricordo che quella substandard è molto rara, però è come se il radar quando mi serve non funziona, nel senso che quando io sono nel mare del Nord, c'è molto freddo, c'è molto moto ondoso, il radar praticamente il lobo dell'antenna subisce un'impennata una volta arrivati a 10 km, quindi c'è una portata ridotta a circa 5 nautical mile. Quindi questa è falsa. Il radar di scoperta navale in banda X-ray è un radar impulsivo primario tridimensionale. Allora, il radar di scoperta navale in banda X-ray
è un radar impulsivo e siamo d'accordo. Primario vuol dire che fa tutto da solo, cioè riceve le proprie onde elettromagnetiche una volta che hanno colpito un bersaglio, però non è tridimensionale, è un radar navale, quindi è bidimensionale, qui non è tridimensionale, ma è bidimensionale e quindi qua la risposta è falsa. Il radar medio in banda Lima è un radar impulsivo primario bidimensionale. Queste praticamente sono invertite le domande. Il radar in banda Lima, ricordiamolo, è tridimensionale perché una volta stabilito la grandezza della nuvola, anche come dimensioni, larghezza, altezza, profondità, io stabilisco anche la tipologia della precipitazione, l'idrometeora che sta per scatenarsi. Idrometeora significa precipitazione. In questo caso, quindi se è grandine, se è neve, se è grandine, se è pioggia intensa, vi posso anche vedere la grandezza del chicco di grandine o la grandezza della goccia d'acqua, sia se la precipitazione è in atto, sia se la precipitazione sta per verificarsi. Quindi qua è falso perché qui non è bidimensionale, ma è tridimensionale. Quindi falso, 21, falso. Per il disturbo denominato interferenza radar, basta che una sola delle due navi interessate intervenga togliendo la modulazione dell'impulso. È vero perché l'interferenza radar è un fenomeno sempre relativo al disturbo elettromagnetico, ma è involontario, quando sono in presenza di un'altra nave con una frequenza molto vicina, che con la propria modulazione tocca la mia frequenza, un altro radar, una delle due navi premendo questo tasto che di solito è comune a tutti i radar, interferenza radar, toglie la modulazione di frequenza e quindi fa sparire questo disturbo che è molto molto fastidioso, quindi si può togliere, basta che una delle due lo tolga, perché è chiaro che è un disturbo di entrambe le navi. Se io rilevo il disturbo sulla mia nave, vuol dire che il mio radar disturba anche l'altro radar, se è un disturbo che riguarda entrambe le navi, quindi basta che una delle due tolga la modulazione per farlo sparire. Quindi qua la risposta 22 è vera. La modulazione dell'impulso serve a discriminare due bersagli molto vicini alla stessa distanza. In realtà è sbagliato perché se sono alla stessa distanza vuol dire che tra di loro non c'è una differenza di distanza, ma c'è una differenza minima di angolo. Qui serve la pulse repetition time, la frequenza di ripetizione dell'impulso per discriminarli. In realtà la modulazione di frequenza serve per discriminare due bersagli molto vicini sullo stesso rilevamento, quindi a distanza ridotta tra loro, ma sullo stesso rilevamento, tipo rimorchiatore e rimorchio. Quindi questa risposta è falsa. La modulazione di impulso serve a discriminare, ripeto, due bersagli molto vicini sullo stesso rilevamento, non alla stessa distanza. Per quello dobbiamo parlare poi della frequenza di ripetizione dell'impulso. Quindi questa è falsa. L'area effettiva ricevente dell'antenna AR è un dato tecnico che dipende solo dal radar. È vero perché io quando il radar è un unico strumento, l'antenna del radar è un unico strumento. Quindi può trasmettere, ha un dipolo che trasmette, ma deve anche ricevere, quindi anche dei ricettori per forza. E questa non posso fare un radar completamente ricevente, un radar completamente trasmittente. Quindi in realtà l'area effettiva ricevente dell'antenna è una percentuale tecnica che io so già in anticipo, è un dato tecnico e so in anticipo, la percentuale della struttura radar chiamata antenna che è in grado di ricevere le onde elettromagnetiche di ritorno. Quindi questa è vera. La dispersione delle onde elettromagnetiche del radar avviene su una superficie circolare. È molto subdola questa domanda. In realtà, se fossero onde superficiali di acqua del mare, sarebbero dei cerchi concentrici. In realtà, la dispersione del radar avvenendo nello spazio avviene su una superficie sferica. Quindi questa è la risposta, è falsa. Concludendo, i ragazzi avevano 25 minuti, un minuto per domanda. Per queste domande alcune servivano più di un minuto, per alcune servivano pochi secondi, ma bisogna studiare bene il file relativo, studiare bene i filmati, studiare bene la pratica col professore di elettronica. Noi abbiamo due radar in banda X e che possiamo
vivisezionare, quindi si può dal punto di vista tecnico anche studiarli. Questo, per questo, siccome è molto facile, avete visto questo questionario, vero o falso, i minuti sono solo 25, bisogna dare fretta ai ragazzi. E soprattutto è un questionario che quando ci si riesce a passare alla domanda, di solito si entra in insicurezza, il ragazzo diventa insicuro della propria risposta e la cambia. Spesso vedo scritto no, falso, no, vero, e spesso questo cambio è sbagliato, quindi non ci si fida delle proprie potenzialità. Dando meno minuti, dando 25 minuti, si aumenta la difficoltà di una cosa relativamente facile. Vi ringrazio per l'attenzione, buona serata a tutti, baci.